Vecchie rocce, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Retro Week di Crash Bandicoot 3. Sono Luca Grax 89 e andiamo a terminare la prima stanza di Crash con il livello 5 Making Waves. E poi dopo, ah no, c'è ancora Coco. Vabbè, e poi dopo affronteremo Teeny Tiger nel Colosseo a Roma. Anche questi livelli sono, si può dire, odiabili. Sì, si può dire. Tutti i livelli che fa Coco sono odiabili. Forse perché mi sta anche un po' sul personale. Non è che mi sta su un... La vedo un po' come smorfiosa nel 3. E allora mi sta un po' sulle valli. Tanto qui tre scatole. I livelli della morte, no. Perché se riesco prendo la gemma in tutti i livelli. Farò del mio meglio. E i livelli della morte con di queste ambientazioni qui, ovvero acquatiche, sono impossibili, sia quelli fatti da Crash che quelli fatti da Coco. Porca miseria, attenzione. Ok, fortuna che erano anche comunque livelli. Via, ce la faccio? Ok, no. Attenzione, ho preso tutto, sì. Erano anche livelli comunque abbastanza impesti, che se non fossero stati segnalati con un giusto percorso, col caspio che io li andavo a finire. Maledetto barcaiolo di me. Cazzo, sei un fagiano o un colombo? Un gabbiano, fra le due, mi sembra una cosa, l'alternativa più valida. Attenzione, attenzionissima. Cristallus che non possiamo... Oh, vaffanculo! Tanto abbiamo... Va bene. Ah, 14 scatole, quindi non le abbiamo perse. Quelle... Avevo la precedenza io. Comunque, vabbè. No! Stavo guardando una cosa. Oh oh oh, signori! Mi stringerete la mano quando avrò finito questo livello, però. Attenti al piccione gabbiano. Che poi, se la motoretta va, finisce sugli scogli o comunque sugli isolotti di sabbia, funziona lo stesso, guardate. Buona. No! Infame di merda! Ok, devo riprovarci. Vai. Attenzione. Là. Ok, andiamo. Lasciamo perdere quella bomba. Andiamo al prossimo. Madonna, se sto diventando pro. Se sto tornando pro. Non che lo sia mai stato, però con questo. Dai, prendi il check. Baldraccona. O barbona. No. Come si frena? Ah, ok, così. Oh, oh, bomba di merda. Basta una piccola rincorsa. Questa sarà sufficiente. Via. Quanto cazzo. Oddio! Quanto cazzo sono stato fortunato ad evitare una bomba così. Sempre più stretto e sempre più difficile. Attenzione, ok. Ma dov'è la fine di sto cesso di livello? No, no, no. Ok, ok. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Mi pareva che su 3 ne prendo 2. Dai, è l'ultima. Riproviamo. Attenti però al barcaiolo, che mi sembra uno poco affidabile. Ecco. Il più evitare le bombe. Via! Ok. Tiny Tiger, detto anche Teeny Tiger, se volete sfrutterlo. Affronterà però il boss Crash Bandicoot, almeno. Non è andata male la prima stanza. Anzi, stiamo anche andando molto veloci, molto rapidi e spediti. Eccolo. Finché non farà un corso almeno delle De Agostini da italiano tigre,
non lo ascolterò. Tra l'altro la faccia è diversa da quella del video, però vabbè. Allora, vediamo come si batteva sto sfigato che non ricordo bene. Oddio, ecco, mi è venuto in mente. Sempre la stessa tecnica. Romani a me. Oh oh oh. The Lion Sleep Tonight. Ma posso? Sì. Utilizziamo sempre la stessa tecnica. Ma vai a fare il culo. Ultimo colpo per Tiny Tiger, poi lo abbandoniamo per sempre. Oh oh oh. No! Un leone mi ha mangiato vivo intero. Bastardi di merda. Ok, dai. No, mi sta divertendo comunque questo boss. Pubblico pagante che ti fa per me. E non l'ho pagato. No, 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 no. E non l'ho pagato io. Dai, mi impegno seriamente. Vai a morire. Comunque l'idea è di restare qui. E ti pareva che uscivano da qui. Ok. Oh. Poteva saltarmi direttamente addosso se volevi uccidermi. Ultimo colpo. Teniamo botta. Che sarà dura. Se ho rischiato. Oh, 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 mi schiaccia. Là. Attenzione, il power up, perché in Crash 3, stavo per far 3, Crash 3, viene aggiunto il power up, ogni volta che verrà aggiunto un power up nuovo, ogni volta comunque che batteremo un boss, ricordatevelo, adesso abbiamo il super salto. Va bene, padrone, sentir parlare Aku Aku o Uka Uka anche, rompe un po' le balle, quindi andiamo avanti, anche perché non abbiamo tutto questo tempo. Continuiamo la nostra avventura con seconda stanza, livello 6 ovviamente. Jewitz. Questo dobbiamo vedere il video perché fa ridere. No, non è questo. Non è questa. Volevo l'intervento di Dingo Dile, che tra l'altro ha utilizzato la canzone di sottofondo di quando, insomma, andremo a batterlo. E come sigla comunque del mio ultimo video per i 20 iscritti, lo ricordo. Già troppe rane. Abbiamo intanto guadagnato una vita. Muori. Qua super mega spanciata. Ah no, che potere abbiamo guadagnato, scusate. Ah, super spanciata, ok. Quindi no, no. Attenzione che possiamo scegliere. Mi ha scelto mele. Mago Merlino dei miei calzini. Vai all'inferno. Quei mutandini. Là. Che poeta. Faccio anche le rime a volte. Allora, qui rompiamo tutto comunque perché me la segnala buona. Crepa. Attenzione al fosso. Ok. Due rane addirittura e noi le buttiamo via tutte e due contemporaneamente. Intanto qua scatola. Scatole. Super spanciata mega iper ultra. Ok. Devo fare in fretta. Cosa prendo? Questo va benissimo. Ok. Anche se una vita poteva starci, essendo che ne abbiamo solamente 19. Ci sono meno vite perché i livelli sono un po' più corti in Crash 3. Però vabbè. Attenzione. 2 in 1. Lo spadaccino, eccolo lì. No, il mago no, dai. Le due balle. Quando mi carico troppo va a finire che perdo. No, 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 no. E da quel momento Crash divenne. No, passo all'altra sponda. Ecco così. Dai, Crash. Ok. Ci arrivo. John arrivo.
Vedo di prendere la vita stavolta. Eccola. Le ambientazioni nel 3 sono davvero spettacolari. Amo molto più il 3 però come titolo che il 2. Anche perché i nemici sono molto più complessi e tecnici. Non parlo di questi qui, parlo anche dei boss veri e propri. Questo per esempio mi sta sulle balle in una maniera che deve morire così. Ma tu da... sto schiacciando, devi morire. Cazzo. Ok, andiamo avanti. Indietro non si torna, vedi un po' tu. Quindi. Ok. Ritorniamo a prendere la vita. No, ho preso le 1000, va bene. Beh, va bene lo stesso. Sì, 12 anni. Ok. Scaprizzati, ok. Questa volta il mago mi sa che lo evito. Se non mi taglia in due questo qui. Andiamo avanti così. Lo lasciamo vivere e lo uccideremo poi un'altra volta. Poi me lo paghi. Attenzione che qua c'è il nitro. Finalmente un Buttegat per noi. Ehi, ok. Non ci arriva, ma... Oh, pensavo di sì. Prendiamo il check. Gallina di merda! Comoda e comoda la super spanciata, perché quella di base, la spanciata di base, è troppo... Lasciamo stare la ranocchia là. È troppo semplice, rompe poche casse. Inquadratura in primo piano del Crash. No, niente. Eccolo. Vediamo di fare questo bonus alla svelta. È anche fatto bene. Poi io dico, ma perché? Chi è che prepara? Cioè, era Cortex che preparava tutti questi livelli per Crash? O era proprio l'ambientazione faunistica che era così? Ma oh! Il joystick che fa lo stronzo. Ok. Attenzione, qua devo fare la mossa. Ok. Va bene. Penso che sì, abbiamo superato in maniera perfetta il bonus. Quindi andiamo avanti con il livello principale. Dobbiamo ancora prendere, se non sbaglio, il cristallo. Eccolo là, lo vedo. Oh, sei pazzo? Vabbè, chi è in questo gioco non è che sia sano di mente, però. Sembra più facile prendere la gemma, ma non lo è. È molto più in pesto. Forse adesso appare Dingo, dai. No, niente. Comunque, facciamo un altro livello. Giusto per... E poi... Direi che ci salutiamo e ci vediamo la prossima puntata per un altro Retro Week di Crash Bandicoot 3, ovviamente. Ma dove cazzo mi avete portato? Arabia Saudita Rules. Ok, andiamo avanti. Agrabah ci fa un baffo a noi. Cioè sto povero Cristo che rimane qui a far questo lavoro tutta la vita. Ma... E vabbè, le altre si sono rotte per solidarietà. E vaffanchiapola però. Qua devo riprendere. No, devo riprendere un attimo i controlli. Ok. Ok. Non chiedetemi come questo scorpione. Vaffanculo. Vediamo se riusciamo
No, non ci riusciamo. Che cazzo te ridi? Che dopo ti faccio... Madonna, uccidiamolo. Basta, uccidiamolo, perché mi sembra l'unica soluzione possibile. Via! Ok, tanto prendiamo un po' di mele per tentare di recuperare qualche vita. Attenzione a questo che non abbiamo la maschera. Via! Attenti allo scorpione, stavo dicendo, chissà come rimane appeso. Ma a quanto pare ci riesce molto meglio di me. Ok. Attento ai vasi! Madonna, momenti cadevi. Ok. Almeno ho rotto la scatola. Qua la solita scivolata in tackle. Il vasista. Woohoo! Ok. Stappettiamo qua sopra. Ma vai a fare in chiappola. Oh là, così possiamo goderci il livello tranquillamente. Mica tanto, c'è una scatola scelta. Ok. Sto qui non ho capito l'utilità, però devi morire. Adesso vengo lì e te le suono. Là. Ho preferito evitare per non fare un altro volo nel vuoto. Primo livello nel mondo arabo in Crash Bandicoot 3, attenzione. Sì, ciao. Cosa ho sentito? Oh, vita. Ok. Possiamo effettuare una scelta in Crash almeno. Ah! Là, via. Finito il livello power bonus di Crash Bandicoot 3. Non mi viene in mente mai come si chiama. Chiamiamolo Azbuk Akazib e va benissimo. Devo per forza saltare qui, va bene. Le griglie che erano poi inserite, erano state inserite nel livello, nelle fogne in Crash 2. Non so perché siano state messe qui, con quale criterio, però azzeccate per il livello in corso, come sempre. Oh, oh. Cerchiamo. E il più è questa, che cazzo? Ok, devo trattenermi. Perfetto, la mossa. Andiamo. Devi morire. Se si girava eravamo morti. Perché quello lì, lo ammetto, è un nemico davvero forte. Questo è sfigato. Però se ci spinge giù è finita. Qua abbiamo finito il livello, suppongo. Perché mettere... Boh, vabbè. Casse trasparenti, così. Dammi la gemma e vai. Li stiamo facendo tutti molto bene. Vediamo se appare finalmente Dingo Dai o se appare dal terzo livello della seconda stanza in su. No, appare nel terzo. Va bene, intanto aspettiamo che Crash consegni il suo tesoro. Vecchia roccia, l'appuntamento di oggi è finito. Se il video vi è piaciuto, spolliciatelo, condividetelo, iscrivetevi al canale YouTube LucaGrax89 e alla pagina Facebook LucaGrax89. E noi ci vediamo con il prossimo Retro Week sabato e domenica. Ciao, vecchie rocce!